Ciao bimbe! Ciao, buongiorno! Buongiorno! Allora, oggi ci stiamo con tante peripezie unite su questa bellissima piattaforma online per parlare di erbe selvatiche, perché è un po' il periodo giusto e poi ho visto che è piaciuto tanto l'articolo sulle erbe selvatiche che abbiamo scritto insieme. E quindi poteva essere carino dare qualche spunto in più alle persone per sia la raccolta, la preparazione, ma anche proprio un punto di vista personale sulle erbe selvatiche. Credo che siano, insomma, si sappia già più o meno il valore, la selvaticità. Ecco, ciao gatto. Esempio di selvaticità, il gatto che interrompe il video. Sì, scusate, e c'ho questa gatta che è veramente invadente, è una cosa impressionante. Vabbè, che si sta prendendo però vedi, almeno ce n'è sta da una parte. La mia si è piccicella sul tavolo, curiosissima. Allora, quindi... Per fare giusto una panoramica sarebbe, diciamo, opportuno, io vi ho coinvolto perché siete raccoglitrici di erbe selvatiche, quindi potete dare un vostro contributo alla causa. Quindi, perché le erbe selvatiche? Chi comincia? Comincio io? Vai. Perché le erbe selvatiche? Allora, vabbè, intanto per me si tratta proprio di una radice... familiare, perché le ho sempre raccolte fin da bambina con mia nonna e con i miei genitori, soprattutto mia nonna e mio padre, la linea paterna, discendo da generazioni di boscaioli, quindi il bosco e diciamo la raccolta in natura era una base proprio dell'economia della mia famiglia. Mio nonno stava mesi in bosco, anche mia nonna, e quindi spesso si trovavano a mangiare quello che trovavano, che raccoglievano. Per cui niente, poi i tempi sono cambiati, nella mia famiglia non facciamo più boscaioli, ahimè, però ecco, sono cresciuta con questi racconti e soprattutto con mio padre e mia nonna che mi portavano a raccogliere funghi ed erbe. Con i funghi poi ho avuto sempre un rapporto un po' così, e quindi mi sono specializzata più sulle erbe. E poi ovviamente quando sono cresciuta ho imparato ad apprezzarle non solo perché si è sempre fatto, ma perché è bello andarle a raccogliere, perché è bello il legame che si instaura con la natura, con l'ambiente che ti circonda, è bello proprio il rapporto con le erbe selvatiche, che non sono solo una fonte di alimentazione, ma sono proprio una fonte di ispirazione quotidiana, costante, e di insegnamento quotidiano, costante. Imparare a riconoscere gli ambienti in cui una pianta si trova a suo agio piuttosto che invece altri dove non si trova a suo agio, quindi vedere come cambia anche la flora in base all'ambiente naturale, pianura, campo aperto, bosco, montagna, collina, è veramente bello per me. È un'occasione di andare spesso in natura e poi ovviamente le erbe spontanee sono ricchissime di nutrienti, molto di più di quelle che compriamo al supermercato, per tanti motivi. Già c'è differenza fra le erbe raccolte da quelle coltivate. Tra le erbe raccolte spontaneamente e quelle, le verdure, l'insalata, insomma, che si compra al supermercato, c'è un abisso. E tutti i raccoglitori questa cosa la sperimentano in prima persona, sia come gusto ma soprattutto come proprietà nutritive. Per chi ha un'alimentazione vegetariana o vegana, secondo me la raccolta spontanea è una cosa che dovrebbe non mancare, perché va a reintegrare un sacco di vitamine, sali, minerali che vengono poi a mancare con un'alimentazione soprattutto quella vegana, che a meno che uno non riesca a impratichirsi e a riuscire a sostituire completamente in autonomia tutti i nutrienti, perché è possibile farlo, ovviamente ci vuole un po' di impegno,
Però ecco, le erbe di campo secondo me sono un valido aiuto nell'alimentazione vegana e vegetariana, proprio per il loro ricco contenuto di nutrienti, cosa che non troviamo nelle insalate, nelle verdure del supermercato. Ecco, secondo me questi sono i motivi principali. Poi ce ne sono molti altri, dovrei parlare per un'ora, ma non è il momento. Quindi ecco, direi che mi posso fermare qui. Vai, allora Manu. Allora, anche per me è una passione che arriva fin da quando sono bambina. Avevo dalla parte della mia mamma nonni, quindi materni, erano contadini e passavo molto tempo a casa loro, quindi a stretto contatto con la natura, con i campi e quindi con le cose genuine, spontanee. Quindi le prime erbe, diciamo, me le hanno fatte conoscere loro. E poi ecco, crescendo comunque questo legame col naturale, con le cose selvatiche, che io ci sento molto la semplicità ma la forza anche dell'essere nato appunto in modo non coltivato, non manomesso dall'uomo. Per me questo ha un valore immenso e niente, quindi ecco, tutto ciò che cresce genuino, portarlo nel corpo, portarlo sulla tavola, crearci, insomma, cucinarci e quant'altro, è un valore, cioè è proprio una cosa che mi dà una gioia immensa e è una riscoperta di cose antiche e quindi di conoscenze che altrimenti andrebbero perdute, invece vanno assolutamente, secondo me, valorizzate e riportate nell'attualità. Appunto anche io sono vegetariana, quindi ne trovo moltissimo giovamento proprio a livello fisico, per le proprietà, qua, nutrendomi. Cioè, la sento proprio la differenza tra cibarmi di bietola comprata o di spinaci, rapini comprati al supermercato o appunto quando mangio invece erbe che ho raccolto spontaneamente nei campi. La differenza è enorme e i benefici si sentono fin da subito, sia a livello di percezioni sia a livello proprio di benessere fisico. Quindi è importantissimo. Poi sì, ci sarebbe da parlare tantissimo, cioè da dire tantissime altre cose, però per me insomma è una cosa bellissima e cercherò sempre di impararne sempre di più e di condividerla e insomma portare alla luce questo aspetto che è un po' dimenticato ad oggi. Vero. E portarla alla luce però con le dovute cautele, ecco, magari, insomma è importante infatti poi allacciare il discorso anche con l'utilizzo di sì, buoni libri, buono studio, però buona pratica fondamentalmente, quindi non si può imparare l'arte dell'erba selvatica su internet o sui libri. Prima o poi bisogna uscire e andarle a vedere, appunto, anche perché andare a vedere, come diceva Fabiola, una pianta nel suo habitat innanzitutto ti permette secondo me di capire anche il carattere di quella pianta in base a dove cresce, come cresce, la forza che ha la pianta di rimanere attaccata alla terra piuttosto che di alzarsi verso l'alto, cioè già quello ci dà molta il carattere, appunto l'essenza di quella pianta che poi è quello che noi andiamo a mangiare. Quindi uno degli aspetti, da io sono più profana rispetto al riconoscimento, cioè io ho un kit mentale di 10-12 erbe che vado a fare e ogni tanto ne aggiungo qualcuna perché quando mi sento sicura, ma fondamentalmente quello che mi piace fare quando vado è osservare, quindi mi piace vedere la pianta dove cresce e capirne il carattere, cioè vedere proprio come interagisce con l'ambiente intorno a sé ed essere consapevole che poi quella caratteristica io me la vado a inserire nel corpo, cioè vado a compormi di quella caratteristica di quella pianta.
Quindi anche a livello sottile, secondo me, la raccolta delle erbe selvatiche è fondamentale per sviluppare delle qualità, delle attitudini con il tempo che ci vanno a inselvatichire in senso positivo, chiaramente, non in senso di abbrutimento. Quindi penso che l'erba selvatica faccia anche quello. Anche l'erba chiaramente coltivata, cioè la vietola, gli spinaci coltivati, hanno il loro carattere, ma sono addomesticati, cioè sono stati creati e cresciuti in un punto dove ha deciso qualcun altro, nutrendoli dall'esterno con delle sostanze, dei composti esterni che sì, lo fanno crescere, ma c'è comunque una mano umana rispetto a quello che potrebbe essere invece la pianta a livello naturale. Quindi le differenze si vedono, insomma. È più mansueto uno spinacino cresciuto nell'orto piuttosto che cresciuto in campo. Ecco, c'è anche proprio la foglia, la costolina, cioè proprio diversa la pianta. Insomma, queste osservazioni secondo me sono molto utili da fare quando si va alla ricerca delle erbe selvatiche, insomma. Sì, volevo sottolineare una cosa che hai detto te, Elisa, è che non si impara a riconoscere le erbe da un libro. I libri sono utilissimi, importantissimi, ognuno dovrebbe avere il suo libro, diciamo, maestro da portarsi sempre dietro, ma la pianta spontanea si riconosce dal vivo, anche perché dalla foto. Spesso mi mandano foto, no, di una pianta, mi dicono: questa che pianta è? Vederla in foto può sembrare strano, ma vederla in foto non è come vederla di persona. Ci sono tante piccole differenze che non puoi facilmente ritrovare poi in una fotografia. Quindi è sempre opportuno andare in natura, vederle in natura, toccarle, vedere dove crescono, sentire anche a tatto com'è la foglia, se è pelosa, se è ruvida, se è liscia, perché anche questo fa parte proprio del riconoscimento. Ci sono piante simili che a un occhio così disattento possono sembrare la stessa pianta, ma magari uno ha la foglia liscia e un'altra ha la foglia pelosa. Quindi se non la tocchi, spesso da una fotografia non lo noti questo particolare. Quindi bisogna sempre affidarsi a qualcuno che comunque te le fa conoscere in natura e poi andare, raccogliere fino a che proprio quella pianta non entra nel tuo DNA, perché poi alla fine non la sbagli più, non hai più dubbi, però è l'unico modo questo. Esatto. Soprattutto lontano da luoghi inquinati, mi raccomando, strade, campi dove è stato dato robaccia, insomma, mi raccomando anche attenzione a dove si raccolgono, perché a seconda di dove sono le piante possono aver assimilato sostanze tossiche, quindi attenzione, andiamo sempre in luoghi più possibile non inquinati. Poi il luogo non inquinato non esiste più ormai, purtroppo, però insomma stiamo attenti a dove si raccolgono. Consigli per raccoglierle, infatti ve lo volevo chiedere, consigli pratici. Vado io o va Manu? No, vai pure. Allora, io consiglio sempre innanzitutto, ovviamente, di portarsi un coltellino, di usare dei cesti, non sacchetti di plastica. Al massimo, se alcune le prime volte non ha il cestino, il cesto, sacchetti di tela, perché comunque la pianta deve respirare, altrimenti la portiamo a casa giallessa se la mettiamo nella plastica. Ma poi soprattutto mentre cammino, qualche piccolo microelemento, pezzettino di terra, torna in natura, che è sempre la cosa migliore. Si raccoglie sempre con rispetto dell'ambiente, quindi sicuramente non si insudicia, ma spero che questo non ci sia bisogno di sottolinearlo, ma anche proprio l'approccio alla raccolta deve essere rispettoso. Quindi se io arrivo in un campo dove è pieno
di una qualunque erba che voglio raccogliere, cercherò di non raccoglierla proprio tutta, ma di lasciare sempre degli esemplari affinché possano andare assieme. Perché sì, è vero che le piante selvatiche hanno una grande resistenza, spesso si riproducono anche da frammenti di radice, per esempio se io tolgo la parte aerea rimane il fittone nella terra, spesso il fittone dà vita a nuove piante, però comunque è sempre buona norma lasciare degli esemplari, un buon numero di esemplari affinché la pianta possa andare assieme e spargere poi i suoi semi come natura comanda. Un'altra cosa importante secondo me, soprattutto nella raccolta delle officinali e delle aromatiche, lasciare sempre dei fiori, almeno un terzo io dico, perché per le api, non togliere, tipo quando si raccoglie la calendula, non togliere tutte le calendule, ma lasciarne un terzo lì in maniera che gli insetti e soprattutto le api possano comunque fare il loro lavoro. Per non parlare poi proprio dell'approccio emotivo, quindi non cercare il più possibile di non disturbare l'ambiente sia da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista emotivo, perché spesso chi fa vita in natura sa che c'è qualcosa di non fisico difficilmente spiegabile a livello scientifico per chi ha una mente troppo razionale, ma andando in natura spesso poi si percepisce che c'è qualcosa di non fisico che non si può spiegare, ma c'è, e anche quello va rispettato secondo me. Quindi magari approcciarsi sempre con un atteggiamento proprio di rispetto. E poi tecnicamente raccolgo la pianta con un coltellino, un taglio il più netto possibile, di solito alla rosetta, ci sono piante che fanno eccezione, con gli asparagi per esempio non si raccoglie la pianta ma si raccoglie l'infiorescenza quando prima che fiorisca, però diciamo nella stragrande maggioranza si raccoglie tutta la rosetta della pianta, quindi si taglia alla base in maniera da non scompaginarla troppo, e io consiglio sempre di pulirla nel campo per tanti motivi. Uno, per restituire alla natura ciò che non mangiamo e che quindi poi andrà a rientrare nel ciclo naturale, e poi perché più facciamo questo lavoro nel campo meno lo dobbiamo fare a casa, quindi è un risparmio anche di tempo oltre che una questione ecologica. E poi mettere la raccolta nel cestino in maniera che mentre io cammino, se ci sono degli insetti, dei bacchetti, possono uscire, insomma con l'azione proprio meccanica del passo, possono uscire, quindi evitiamo insomma anche la morte per chi è più sensibile come me, per esempio. Io salvo anche i lombrichi e le lumache che trovo nell'insalata, non riesco proprio a buttarle nel lavandino, e quindi per me è fondamentale questa azione, perché a volte a pulire gli spinaci o la pietola selvatica o le erbe, ma anche l'insalata che raccolgo nell'orto, spesso ci metto tanto proprio perché ogni bacino lo vado a riportare nell'orto. Lo so che sono un po', io sono un po' fissata, magari non tutti lo sono, però ecco, se si fa questo processo dal cestino è meglio, almeno si risparmia poi tempo a casa. Basta. Aggiungi qualcosa? Ma per me l'ho detto tutto, sì, anch'io sempre col cestino e col coltello, ringrazio, mi approccio sempre in modo rispettoso nei confronti della pianta e cerco sempre di ringraziarla, insomma prima di raccoglierla, quello è un classico, qualsiasi cosa, qualsiasi utilizzo, la pianta mi ci approccio in modo molto rispettoso e grato. E niente, sì, anche io tendo a pulirle nel campo e poi niente, sì, bisogna fare molta attenzione a dove si raccoglie, che non ci siano dei punti di scolo, che magari non siano stati fatti nelle vicinanze dei trattamenti chimici e quindi ecco, insomma bisogna stare molto attenti, ecco, anche da dove si raccoglie
E poi nulla, per ringraziare, un'ulteriore cosa che ho fatto dopo aver raccolto le erbe, insomma, spontanee, così mi metto, se trovo lungo il sentiero, quello è una prassi, magari dei rifiuti, mi porto sempre invece il sacchettino di plastica dove ci raccolgo rifiuti, il cestino, le erbe, e nel sacchettino, se trovo, purtroppo ce ne sono tanti, cartucce, e cartacce, bottigliette, insomma, raccolgo tutto. È un gesto, insomma, che mi porta ad uno scambio con la natura, dare, avere, no? Ho preso, però ho anche cercato di aiutare nel mio piccolo quella parte di natura, insomma, lungo il mio sentiero. Sì, quindi questa è un'abitudine che ho, insomma, che mi sembra importante da fare. Non si può solo prendere, insomma. Brava. Sì, mi voglio allacciare a questo discorso su una cosa che ho scritto anche nell'articolo, che penso sia importante ribadirla, ma perché magari in pochi la sanno. Spesso c'è questa critica, no? del raccogliere il selvatico come qualcosa di criminale, no? Mi è capitato una volta addirittura in un gruppo di trekking dove una signora aveva raccolto delle bellissime calendule. Ma più volte, in quel gruppo lì accade spesso, però mi dispiace, perché insomma proprio chi passeggia in natura, no? Che conosce l'ambiente e lo rispetta, dovrebbe conoscere anche un po' le leggi che stanno sotto alla natura, che stanno nella crescita delle piante, come funziona, cioè se strappi una pianta non la stai necessariamente uccidendo, perché mi sono documentata un pochino su questo aspetto, proprio perché in effetti nel tempo me lo sono chiesto, no? Cioè, quindi tu togli una pianta selvatica, stai togliendo in effetti un essere vivente, ok? Questo sistema è un sistema molto antico dello strappare proprio le piante, che prima veniva fatto proprio con gli animali che brucano, quindi le capre, gli alpaca. Era una prassi comune tenere questi animali nei campi da coltivare, in modo tale che praticamente strappassero le piante e magari appunto rigirassero anche la terra, in modo che le radici poi, le rimanenze, come diceva Fabiola, appunto basta anche a volte una piccola radichetta per rigenerare la pianta, si rimettessero nel ciclo. Quindi invece di marcire magari sulla superficie per la pioggia o magari seccare per il sole, il movimento degli animali che mangiano e brucano serviva proprio per rigenerare il terreno. E c'è stata una testimonianza di una signora che ha un agriturismo vicino Firenze. Lei acquistò questo campo, questo agriturismo, insomma, dove aveva deciso di fare l'orto, ma questo campo era sterile. Cioè, lei dice: io piantavo i pomodori, piantavo le cose, non veniva fuori nulla, cioè si seccava subito tutto. Allora si è informata di questo metodo, non lo so, forse si può chiamare biodinamico, non ne ho idea se è ufficialmente riconosciuto. Le hanno consigliato di mettere alpaca e capre. Lei nell'arco di praticamente due cicli di coltivazione, lei ha riavuto il campo con le erbe spontanee, tant'è vero che quel campo lì non lo sta coltivando, lo sta lasciando libero proprio per raccogliere le erbe spontanee con cui poi lei fa le sue cose di cucina, insomma le composte, le sughe e tutto quanto. Quindi è vero che strappare sembra un gesto orribile, no? Come dire tolgo la vita a qualcosa. In realtà quella pianta ha un suo ciclo vitale, come il pomodoro a un certo punto muore, che tu la raccolga o che tu non la raccolga, ma nel momento in cui tu la raccogli nel suo piano sviluppo, nella sua vitalità, nel momento di massima vitalità, anche le sue radici e tutti i suoi componenti sono nella massima vitalità, quindi possono riuscire in quel momento anche a radicarsi nuovamente, proprio con questo infinito ciclo, come diceva anche la mano, di dare e avere. Quindi è vero che noi prendiamo, ma in un certo senso se lo facciamo per bene, con il giusto taglio, con il coltello pulito per esempio, no? Anche questa è una cosa magari che è importante, perché magari il coltello sporco, io mi ricordo questa cosa dall'aloe, che si raccomandano di tagliare l'aloe col coltello pulito, se no c'è il rischio che si ammali la pianta. Quindi ci sono una serie di accortezze, di delicatezze verso le piante, anche per fare in modo che ricrescano anche più forti di prima. Quindi sfatiamo anche questo mito che il selvatico
va lasciato stare, che il selvatico è peccato toccarlo, perché sennò allora anche lo spinacio dell'orto, cioè è comunque una pianta che viene strappata, quindi però ecco, chiaro, fiori protette, piante protette, assolutamente no, questo penso che non ci sia nemmeno da dirlo, però nel caso degli erbi non è questo il caso, e quindi diciamo che si può andare tranquilli facendolo per bene, quindi anche come diceva la mano, facendo anche una sorta di incontro con l'essenza della pianta, con lo spirito della pianta, in modo tale da avvisarla in un certo senso che stiamo andando a tagliarla, ringraziandola e quindi donando questa energia di gratitudine che poi potrebbe servirle per tornare in vita, per tornare a dare cibo. Questo penso che sia importante, insomma. Esatto, vorrei aggiungere solo un piccolo dettaglio, che già che hai tirato fuori l'argomento forse è interessante porci l'attenzione. Cioè non bisogna dimenticarci che la pianta, il vegetale, è alla base dell'alimentazione non solo umana, ma di tantissimi animali, ed è sempre stato così, non adesso, è così da quando esistono le piante, da quando sono arrivati poi gli animali sul nostro pianeta. Quindi nei milioni di anni la pianta si è proprio evoluta in maniera da non trovare un danno nell'essere mangiata, nell'essere brucata, perché poi l'essere umano sappiamo che è arrivato da ultimo come creatura, prima ci sono stati tantissimi altri animali. E quindi in questi milioni di anni la pianta si è proprio evoluta per trasformare il danno in un vantaggio. Cioè non ci dimentichiamo di questa cosa. Quindi usciamo un po' dal... anche a me mi è capitato spesso, a te non mangi la carne perché non vuoi uccidere l'animale, poi mangi la bietola e ammazzi la bietola. C'è una bella differenza. È vero che anche la bietola è un essere vivente, ma al contrario della mucca che muore, e per l'animale che muore è comunque un atto di violenza, la pianta si è invece evoluta in maniera che questa cosa per lei non sia una violenza ma un vantaggio. Anche lo facciamo con la potatura, basta pensare, no? Un albero da frutto che non viene potato fa meno frutta, quello che viene potato bene, poi se si pota male è un altro discorso, ma se viene potato bene fa più frutta, proprio perché dal taglio del vegetale la pianta ha trasformato, c'è voluto milioni di anni, l'atto in un vantaggio per lei. Quindi insomma, dire, fare questo discorso, ah, te sei vegetariana, vegana, però ammazzi l'insalata, non è proprio corretto, non è proprio corretto. Quindi ecco, è importante secondo me anche risvegliare un attimo l'interesse su questa differenza, perché c'è una bella differenza, assolutamente, ma anche proprio a livello di, non entriamo nell'argomento perché non si neanche, no. Però giusto per una puntualizzazione, anche proprio il discorso del sistema nervoso di un animale o di una pianta, a livello di del famoso dolore che prova una pianta, del dolore che prova un animale, c'è un abisso. Cioè la pianta non ha un sistema nervoso centrale che elabora le informazioni che gli arrivano, la pianta ha un sistema nervoso localizzato in ogni parte, quindi nella foglia, nello stelo, quindi è molto diverso il concetto, tant'è vero che appunto se uno taglia una foglia, la foglia ricresce, non è che se uno taglia, se un animale di taglio un arto non ricresce più, cioè questo penso che sia visibile. Che insomma il sistema nervoso centrale di comunicazione di una pianta non sia quello di un animale. Però a parte questo, che vabbè, poi ognuno può fare le proprie ricerche sul tema, sulla sofferenza animale, sofferenza vegetale, cioè pieno il web, anche in inglese si trovano un sacco di documenti scientifici sulla biologia proprio delle piante. Allora, un'altra cosa che mi piaceva sapere era la visione delle erbe selvatiche, cioè come sentite la pianta selvatica anche rispetto a una pianta coltivata, oppure a magari appunto se uno vuole fare anche un parallelismo con gli animali, cioè come vivete la pianta selvatica quando andate in natura e la trovate, insomma che effetto vi fa? Questo è il senso. Ma non ride.
Vai, cominci te, Manu. Comincio io? Vai. Allora, no, rido perché di solito quando raccolgo le erbe selvatiche sono insieme alla mia capra. Rido perché facciamo veramente attestate da chi la prende prima. No, vabbè. Sono in mezzo a due energie selvatiche. Io mi trovo molto bene anche proprio con l'animale. Con l'animale capra, perché a differenza della pecora, qui è una breve premessa, è molto selvatico, come molto ribelle, molto testardo, e gli dici, cioè, te non ce lo tieni lì fermo nel recinto, non ti sta alle regole, non ti obbedisce quanto. È un animale molto, che sento la sua energia, ecco, molto, molto lì. Testardo è anche che reclama la libertà, insomma, ecco. Quando vado appunto nei campi a cogliere l'erba, sono insieme, quindi si crea questa sorta di magnetismo dove mi sento completamente a mio agio tra queste energie, sì della pianta selvatica che mi trasmette proprio una cosa antica, una cosa che mi riporta sì indietro nel tempo, e mi riconnette a dei piani più profondi, a delle essenze più profonde anche di me, insomma, difficili da spiegare sicuramente, però c'è tutta la parte del non essere addomesticato, di non obbedire, di non sottostare a delle precise regole di coltivazione. Io sono perito agrario, quindi facevo anche a scuola in serra tutti i metodi di coltivazione delle piante, no? Tutte le varie cultivar, e mi sembravano tutte omologate, tutte in serie. Invece quando sono all'aperto, vedere queste erbe, una diversa dall'altra, trovarne tante varietà, hanno proprio un aspetto austero, un aspetto totalmente diverso dall'essere manomesso dall'uomo, appunto. Danno una sensazione che sì, mi fa sentire a casa in un certo senso, mi risveglia quella parte ribelle e selvatica che delle volte esce nella società di oggi. Bello! Poi vogliamo la foto della capra, la mettiamo... sfondo del video. Tra l'altro è l'assaggiatrice di fiducia, se ho dei dubbi qualcosa. Lei, e beh, facevano così, non avevano i libri gli antenati, guardavano gli animali. Anche perché i libri mi confondono molto, riallacciandomi un po' al discorso di prima, sì, vanno viste dal vivo, vanno toccate, vanno sperimentate. E con un esperto appunto accanto, ma deve essere sul campo questo lavoro qua. C'ho tanti libri, le compravo, mi sono fatta anni fa, no? Perché volevo imparare anche da me così, ma niente, quando poi mi ritrovavo in natura, oh mamma, ma assomiglia a questo, eppure uguale, quale sarà delle due? E quindi si confonde ancora di più. No, bisogna vivere questa cosa, via, in prima persona. Ma anche solo per l'esperienza. Cioè, viverla anche solo per l'impatto che ti dà stare in natura, per appunto, come abbiamo scritto anche nell'articolo, proprio per osservare i cicli. Cioè, noi sappiamo che a inizio febbraio inizia questa raccolta, alcune piante poi si fermano, altre vanno avanti. Quindi è importante anche per noi, per un ritmo naturale, cioè per riprendere un ritmo naturale, selvatico appunto, per ritornare un pochino anche noi ad una forma di... naturalità, se non vogliamo chiamarla selvaticità, che magari può spaventare, che sembra una cosa abbrutita, ma io parlo di una selvaticità raffinata, non cioè quel qualcosa che ti rende unico, prima cosa, ti rende libero e ti rende indipendente fondamentalmente, che poi sono le piante spontanee, cioè non ce n'è una uguale all'altra, no? Mentre vai a prendere i pinocchi dal verduraio e sono tutti uguali, solita grandezza, quattro foglioline, sì, sono buone uguale, rendiamo grazie uguale comunque al qualsiasi tipo di cibo che ci arriva, però la differenza è innegabile, cioè si sente per forza, è quello che sarebbe bello riscoprire, ecco, insomma. Poi i sapori, Manuela parlava dei sapori
che si, quando si mangiano queste piante, si ritorna in un certo senso ai sapori della, del tempo, quindi è importante anche riscoprire a volte le ricette antiche. E quindi poi magari nella descrizione mettiamo Fabio, il tuo gruppo, e anche appunto il fatto che fai corsi di riconoscimento, così chi è interessato magari ti contatta, perché anche la faccenda del sapore è, non è da sottovalutare, cioè uno dei nostri cinque sensi, e con i sapori noi attiviamo delle zone del cervello che ci riconnettono a, ad altre sfere, a, a quello che può essere anche un mondo sottile, magari che non ci rendiamo conto che esista fino a che non entriamo nei nostri sensi. È fondamentale, insomma, la pianta selvatica, proprio per fare un per ritornare in natura, ma in tutti i sensi, con tutti i sensi e in tutti i sensi. Questo penso che sia un bel messaggio per le persone, insomma, per chi vuole iniziare o chi ha iniziato, ma magari sottovaluta alcuni aspetti. Una cosa importante da dire è che con le erbe selvatiche non è che si mangia e basta, ci sono delle erbe che vengono utilizzate per i rimedi, che ora non è il nostro ambito, però a livello personale le utilizziamo, quindi sappiamo comunque di cosa stiamo parlando, e da loro arriva anche il prezioso aiuto a livello di benessere naturale, quindi è una riscoperta a 360 gradi, che meditare con una pianta aiuta lo spirito, mangiarla aiuta il corpo, rielaborarla per un rimedio aiuta nel disagio, nel disequilibrio della malattia, quindi non trovo motivi per non fare, per non entrare in contatto con le erbe selvatiche, ecco, non ho motivi per non farlo, non so, penso nemmeno voi. No, infatti. Volevo concludere con un altro aspetto. Ha detto già tutto Manuela sul cosa significa a livello emotivo, però volevo aggiungere che il ritorno alla natura ti libera, dà una visione del mondo fuori dagli schemi imposti, perché tendiamo a omologarci tutti, no? Così come le verdure, come parlava Manuela, delle verdure coltivate a livello monoculturale, che sembrano tutte omologate, tutte uguali. Ecco, anche noi esseri umani, mangiando quella roba là, poi rendiamo grazie, come diceva Lisa, sicuramente, però mangiando sempre e solo cose omologate, spesso impacchettate, tutte uguali, addirittura la frutta la misurano col righello perché se è un centimetro più grande o un centimetro più piccola non va bene per la vendita. Quindi già c'è la società che ci omologa, no? Ci vorrebbe tutti uguali uno all'altro. In più mangiamo roba che è sempre tutta uguale, che qualcun altro ha reso omologata, quindi noi assumiamo costantemente input di omologazione e quindi entriamo sempre di più in uno schema ben preciso di vita. Invece uscire da questo schema consumando ad esempio le erbe selvatiche ti dà una visione, un'altra visione, una visione in più che non deve sostituire ovviamente la visione sociale, ma ti dà uno strumento in più e quindi ti apre la visione, ti fa uscire, ti aiuta ad uscire da quegli schemi che a volte sono un po' troppo pesanti per la nostra psiche e non, se non per il nostro corpo, ma sicuramente per la nostra psiche, e ti dà una visione ampia, ti libera, cioè è proprio una cosa che a poco entra, ti dà come se ti si aprisse un altro senso. Ecco, ora non voglio entrare in ambiti troppo sottili, esoterici, ma è come se proprio chi vive in natura, che raccolga i funghi, che raccolga le erbe o che semplicemente non raccoglie nulla ma ha l'abitudine di vivere a contatto con la natura, è come se si aprisse un ulteriore senso, anzi a mio avviso si riapre un senso che si è chiuso con il tempo, con l'emancipazione, con il progresso, che va benissimo, ok, non stiamo dicendo di tornare a 100 anni fa, però adesso abbiamo l'opportunità di vivere nel progresso, ma allo stesso tempo di non scollegarci dalla natura, che è un valore aggiunto, non una sostituzione, ma un valore aggiunto, non va sostituita ma nemmeno ignorata, perché comunque è uno strumento importantissimo
per la vita psico-emotiva e fisica dell'essere umano. Ecco, basta. Direi che è un valore di base più che un valore aggiunto, la natura. Eh sì, è un valore di base, però va riaggiunto perché è stato, certo, diciamo, sì, è stato tolto. E poi niente, vabbè, se avete consigli su libri magari che vi hanno aiutato nella scoperta delle erbe selvatiche, magari i titoli li mettiamo, me li mandate voi e poi li metto nella descrizione del video. E se avete, appunto, dopo mettiamo il link del gruppo di Fabiola per la preparazione delle erbe selvatiche. E poi metterò nella descrizione anche tutti i nostri contatti, sperando appunto poi di poter ricominciare a fare in presenza tutto quanto. E così magari, insomma, chi vuole approcciarsi a questo mondo può iniziare con una persona esperta, insomma. E niente, se volete aggiungere qualcosa, se no... Io soltanto che stare all'aria aperta fa bene e che rinforza il sistema immunitario, anche solo per questo andrebbe presa in considerazione, anche solo per questo. Poi ci sono migliaia di benefici, però in un periodo come questo chiudersi in casa non è proprio l'ideale. Stare all'aria aperta rafforza il sistema immunitario e le difese naturali dell'organismo contro le aggressioni esterne, quindi anche dai virus. Brava. Anche a livello mentale, poi, cioè nel senso, oltre che a livello fisico, a livello mentale, appunto, stare in natura è se uno ha una preoccupazione e entra nel loop dei pensieri, basta che vada a fare una passeggiata e si ritrovi anche in un parco cittadino con gli alberi e la terra sotto i piedi, tornerà sicuramente a casa rigenerato, ma è un effetto che a me lo fa dopo 2 minuti, cioè non è nemmeno occorre che uno stia lì 4 ore a camminare, ad abbracciare gli alberi, basta che si metta in prossimità di un albero a farsi baciare dal sole, dopo 2 minuti già il problema, come dire, ma davvero mi ero preoccupato per quella cosa? Davvero ero in pensiero per quella cosa lì? Tornare in natura riporta un po' alla... anche a quella caratteristica coriacea dei nostri antenati di sopravvivere, no? Di saper affrontare tutto, cioè dover saper affrontare tutto, quindi essere pronti a qualsiasi problema, e nel momento in cui arriva il problema arriva la soluzione. È che se la nostra mente è affollata perché stiamo rinchiusi, respiriamo la stessa aria e non ci diamo la possibilità di svagarci e tutto il resto, anche il non contatto con il sole, per esempio, è uno, secondo me, dei fattori che abbrutisce l'essere umano, cioè abbrutisce nel senso di avvilisce, lo demoralizza. Quindi anche solo il contatto con il sole, mettersi sul terrazzo al sole, aiuta anche solo il buon umore. E quindi con il buon umore poi, cioè, il problema, chiaramente il problema grave si riduce un po', il problema che non è grave sparisce completamente, quindi c'è sempre un miglioramento, non c'è mai un peggioramento nello stare all'aria aperta. Quindi bisogna, secondo me, assolutamente riscoprire e reintegrare il valore dello stare fuori, della natura, insomma. Sì. Poi cosa accade a livello sottile, magari ne parliamo un'altra volta. È un po' lunga, magari possiamo fare un altro incontro, insomma, magari, che secondo me è interessante lo stesso, perché poi gli effetti che noi abbiamo all'esterno inevitabilmente sono quelli che da qualche parte originano, no? Quindi ci sarà uno scambio di energia, uno scambio di comunicazione sottile che ci porta poi all'esterno a manifestare un benessere. Quindi qualcosa succede, appunto, come diceva Fabiola all'inizio, c'è un altro mondo quando si va in natura. Che non ci accorgiamo magari che ci sia, insomma, però c'è. Quelle le vostre erbe selvatiche preferite, quelle che vi piacciono di più? Io amo tantissimo il rapastrello, il Raphanus raphanistrum e l'Hypocheris radicata, che noi chiamiamo in grassa porci, ma le erbe selvatiche a livello di popolari hanno tantissimi nomi, quindi è facile parlare di piante diverse che si chiamano uguali o di piante uguali che si chiamano diverse. Quindi, però, ecco, le mie due preferite sono queste due. La rapa selvatica, chiamiamola così,
e l'ingrassaporci. Io le adoro, sono le mie preferite. Manu? Io invece... ardua la scelta, comunque l'ortica sicuramente. Ah, buono. L'ortica e la piantaggine, sì, perché sì, tra le due sono le più, sì, le più che raccolgo e le più in cui mi sento in sintonia. E poi ecco una cosa dell'ortica, ma magari così una piccola cosa che aggiungo, di solito l'acqua della bollitura non la getto mai via, cioè quindi la riutilizzo e la riutilizzo per la cosmesi, sia per il viso che per il risciacquo alla fine per i capelli, che toglie la forfora, li illumina, insomma ha molti benefici anche a livello cosmetico, diciamo. Quindi ecco, è anche una cosa ecologica, no? Di riutilizzare l'acqua piuttosto che buttarla, e ha tutte le proprietà. Mi sì. Associo all'ortica, piantaggine e poi la cicerbita. Io vado pazza, faccio delle torte salate di cicerbita e basta, perché il sapore proprio amaro e pungente. E niente, va bene. Poi insomma trovate tutto nei commenti sotto, nella descrizione. Poi se qualcuno è interessato ad altri argomenti di questo genere ce lo può scrivere, noi siamo disponibili insomma ad altri video di questo genere. Va bene? Bello. Ma per il momento finiamola qui. Bacione, grazie Vinde. Ciao. Ciao, è stato un piacere. Grazie, ciao.